got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone. Il volley è uno sport strano, è uno sport che se non lo segui o non ci giochi non ti rendi conto di quanto è bello. Vedo persone che vengono a vedere delle partite e rimangono entusiasti perché nonostante non ci sia un contatto fisico come la maggior parte degli sport, però ogni azione è un qualcosa che ti porta a tifare, a esultare, emozioni continue. Bisognerebbe provarlo. Per me è stata una maestra di vita in assoluto. Penso che lo sport a me mi ha dato tutto, cioè quello che potevo avere, perché ho studiato, ho fatto l'università, ho fatto tutto quello che sempre in parallelo allo sport. Cioè per me lo sport era, no, che non c'era da scegliere, tutti e due dovevano andare, ho sempre cercato di portarli tutti e due. Poi a un certo punto ho fatto una scelta, ho scelto lo sport. Lo sport è quello che quando è l'unica cosa che mi dice vai avanti perché lo meriti. E nonostante appunto io abbia smesso la mia carriera da giocatrice, non riesco a staccarmi. Quindi è qualcosa della quale non ne posso fare a meno. Nonostante tutto sono due cose differenti, giocarla e essere allenatore, però comunque io vengo qui e per me la pallavolo è ridondante durante la giornata, la sento e ho paura, mi fa paura l'idea che poi magari piano piano mi dovrò un po' staccare anche da qui. Il direttore tecnico è uno che ha la visione dello sviluppo tecnico di una ragazza, soprattutto a livello individuale, e che poi progetta sia lo sviluppo tecnico proprio come gesto rivolto alla pallavolo, sia anche del ruolo. Quindi parlando con gli allenatori, con chi le segue anche giornalmente, indirizza verso un ruolo specifico. Secondo me, essendo un allenamento alla vita, perché per male alleniamo i nostri ragazzi a affrontare tutte le difficoltà, addirittura noi con il privilegio di farli divertire, stai sempre con i ragazzi, con i bambini, per cui questa è solo pura gioia. Talento lo vedi subito, nei super campioni il talento lo vedi subito. Però mi ricordo un episodio con la Pisani, e dopo anni in estate mi chiamò e mi disse: ce l'hai un po' di tempo anche con le bimbe piccole, vengo a fare tecnica con te. Venne a fare un mese d'estate a fare palleggio e bagger, perché in A1 lo faccio poco con le bimbe piccole. Questo ti dice che talento sì, però applicato a lavoro, determinazione, voglia di progredire. Bisogna creare un'alchimia in cui la squadra sia efficace, equilibrata, e passare momenti bui, e quello è un po' il compito principale dell'allenatore. Let's go.
saliamo 4 volte a settimana, il nostro unico giorno di festa è il giovedì e niente, partiamo il lunedì abbastanza tosto perché facciamo pesi più tecnica e martedì, mercoledì appunto e venerdì, ora in questo momento stiamo ripetendo i pesi anche il venerdì, quindi la settimana è abbastanza ricca, però sapete in questo momento di fermo così è bene ripartire e farci trovare cariche per l'inizio del campionato. Credo che per ogni atleta sia un onore essere il capitano della propria squadra, quindi sicuramente tante cose belle. Lo dirò sempre, piuttosto la proteggerò con le unghie e con i denti la mia squadra. C'è anche da fare il contrario, quindi da essere la cattiva per la mia squadra. Quindi sicuramente è un ruolo ricco di responsabilità. Fine giornata è proprio quel momento in cui dico fermi tutti, mi preparo la borsa, mi dedico anche a prepararmi la borsa, adesso esiste solo la pallavolo. Sono fisso in palestra, sono entrato in palestra da bambino, avevo 7 anni, ho cominciato a fare pallavolo e non sono ancora uscito. La gente dice, ma chi te lo fa fare? Sto bene, questa oltre a essere il mio lavoro, perché lo è diventato, ma è nato tutto dal fatto che c'è un grande amore tra me e lo sport e tra me e questo sport.